ovviamente stiamo parlando del gas naturale, petrolio e catene di approvvigionamento. Non solo, sappiamo che l'Ucraina è un grande player anche per quanto concerne le soft commodities, quindi quali sono i rischi reali? Ci sono delle preoccupazioni che effettivamente potrebbe esserci una interruzione importante della catena di approvvigionamento, anche perché il momento è delicato per l'Europa in quanto ci troviamo tutto sommato ancora nel corso di questa crisi energetica, ci arriviamo anche lì tra poco. Infatti le cose sono troppo connesse. Sì, in realtà la crisi energetica è in parte spiegata anche dalle tensioni che si stanno verificando ovviamente sul confine ucraino. Io tendo a considerare improbabile, ma non impossibile, una interruzione o comunque una significativa riduzione dei flussi di gas essenzialmente dalla Russia verso l'Europa. Certo, molto dipende anche dal tipo di sanzioni che eventualmente verranno introdotte. L'elemento da questo punto di vista tranquillizzante è che storicamente, nella misura in cui la storia può esserci maestra, anche nei momenti di maggior tensione, per esempio durante la Guerra Fredda, l'approvvigionamento energetico da quella che all'epoca era l'Unione Sovietica verso l'Europa non si è mai interrotto, perché da un lato noi abbiamo bisogno del gas, ma dall'altro lato la Russia ha bisogno delle revenue petrolifere, diciamo, sul bilancio pubblico russo, cioè la spesa, diciamo, le risorse che la Russia utilizza tutti gli anni per condurre la sua politica economica, per mantenere il suo welfare state e così via. Le entrate, le revenue pubbliche, quindi sto parlando delle vendite commerciali da oil and gas, pesano, diciamo, praticamente mai meno del 40%. Negli anni come questo, come il 2021, caratterizzati da alti prezzi, attorno o addirittura sopra il 50%. Quindi questo, come dire, fa sì che qualunque cosa succeda, ci sarà sempre un reciproco interesse a mantenere i flussi in essere. Dopodiché, ripeto, la storia è piena di eventi in cui cose apparentemente irrazionali e dannose, pericolose per tutti gli attori che vi prendevano parte, poi però sono successe. No, assolutamente, e dopo aver sentito i numeri che hai appena citato e l'importanza appunto delle esportazioni petrolifere e di gas naturale per la Russia e l'income, le entrate del paese, mi chiedo, cioè, come fa a rischiare in particolar modo il Nord Stream 2? È praticamente pronto il progetto, da quello che sappiamo serve soltanto il sì, l'approvazione della Germania, e quindi sembra un pochettino anomalo, quasi illogico, rischiare questo progetto di lungo termine lanciato anni fa, non stiamo parlando di mesi fa, anni fa, e soprattutto sono stati investiti tantissimi soldi. Sì, e aggiungo una cosa: un conto era avere delle perplessità sulle conseguenze di quell'infrastruttura prima che fosse realizzata. Io ero tra quelli che dicevano: guardate che questo rischia di aumentare la nostra dipendenza dalla Russia. Altra cosa è mantenere questa posizione dopo che l'infrastruttura è stata realizzata e che ha bisogno soltanto praticamente di autorizzazioni formali. Non c'è più un tema tecnico, ormai il tubo c'è sul fondo del mare. Certamente questo è qualcosa che danneggia soprattutto l'Ucraina, è il vero motivo per cui la Russia ha spinto in questa direzione, perché l'Ucraina, che è tradizionalmente il principale paese di transito della principale fonte di approvvigionamento di gas russo da parte dell'Europa, a questo punto, grazie al Nord Stream 1 che è già operativo e al suo raddoppio, il Nord Stream 2, sostanzialmente diventa irrilevante. E quindi perde questo valore, il valore strategico che aveva e in parte ancora conserva. E questo spiega perché gli ucraini sono tutt'altro che tranquilli, e spiega anche perché i russi si sentono più confidenti nello schierare le truppe al confine con l'Ucraina. Detto tutto questo, però, l'Europa ha bisogno del gas russo e la Russia ha bisogno del gas russo perché è inverno, perché è freddo, perché dobbiamo far andare avanti, riscaldare le nostre famiglie, dobbiamo alimentare le nostre imprese, e dobbiamo farlo soprattutto in quei paesi che dipendono massicciamente dalla Russia.
Perché questo è un altro tema. Noi tendiamo a parlare dell'Europa come se fosse una cosa sola, e da tanti punti di vista lo è, ma non lo è dal punto di vista degli approvvigionamenti del gas. Ci sono paesi che non dipendono per nulla dalla Russia, la penisola iberica e sostanzialmente la Francia. Ci sono paesi che ci dipendono in maniera significativa, ma che, diciamo, con difficoltà e con costi potrebbero andare avanti se anche la Russia chiudesse, i flussi di gas verso l'Europa, come l'Italia. Ci sono paesi che dipendono molto dalla Russia, la Germania, e questo che spiega, fa capire perché in Germania il tema sia così delicato, e ci sono paesi, la Bulgaria, la l'Ungheria, la Lituania, che dipendono, e diciamo le Repubbliche Baltiche, che dipendono interamente o quasi per il loro approvvigionamento di gas dalle importazioni russe. Quindi l'effetto, l'impatto di quello che sta accadendo è molto diversificato a seconda dei paesi in Europa. Ecco, per quanto concerne l'Italia. Ma l'Italia è un paese che importa molto gas dalla Russia, una quota molto importante, più di un terzo del gas che importiamo viene dalla Russia, ma è anche un paese che si trova in una condizione non del tutto infelice. Perché? Perché Ottimo. abbiamo, almeno dal punto di vista della disponibilità di volumi, poi se facciamo un discorso sui prezzi chiaramente è diversa la questione, ma dal punto di vista dei volumi noi abbiamo infrastrutture di importazione relativamente diversificate. Noi importiamo una parte molto importante, grosso modo paragonabile a quello che arriva dalla Russia, del nostro gas dai paesi del nord Europa. Riceviamo gas dal nord Africa, Algeria e Libia. Riceviamo gas da pochi mesi, in verità, dal Mar Caspio, dall'Azerbaigian, attraverso il gasdotto TAP. Peraltro, il gasdotto TAP può essere, diciamo, la capacità di trasporto del gasdotto TAP può essere con poca fatica e con pochi investimenti raddoppiata, perché è stato progettato per portare un flusso doppio. Sostanzialmente non bisogna cambiare il tubo, ma bisogna aumentare la pressione del gas attraverso cui il gas fluisce dentro. E dicevo, abbiamo anche tre terminali di rigassificazione, di cui uno molto grosso, quello a largo di Rovigo, che rendono il nostro paese sufficientemente diversificato. Ecco, ho chiesto giusto per capire quale sarà la leva di Draghi quando andrà a Mosca a discutere con Putin, perché effettivamente se c'è una forte dipendenza come probabilmente quella della Germania, bisogna stare molto attenti di fronte a dichiarazioni da parte di Biden, non ci sarà Nord Stream 2 in caso di invasione all'Ucraina, perché non sono sicura che Scholz la pensa, ecco, esattamente come Biden. Chiedo aiuto alla regia perché vorrei spostarmi proprio in Italia. Oggi c'è stata la cabina di regia, il CDM è in corso già dalle 15:30. Abbiamo deciso di, ecco, racchiudere in questo cartello tutto ciò che è stato fatto da inizio anno. Poi tutti ricordiamo ovviamente le misure che sono state fatte anche nell'ultimo trimestre 21. È quello che diciamo sta pianificando il governo. Fra le altre cose si aggira tra 7-8 miliardi, non tra 5 e 6, corrige ovviamente, però una correzione, scusate, però. Diciamo che i numeri sono cambiati, sono stati cambiati più volte da questa mattina, non parliamone da ovviamente un mese, e dunque si aggira tra 7 e 7 e mezzo il valore del decreto del governo per contrastare appunto il caro bollette e sostenere il settore auto. Di questa cifra circa 6 miliardi sono destinati completamente al capitolo energia. Queste sono per il momento le indicazioni. Io ho trovato alcune cose molto interessanti, e cioè il governo vuole garantire forniture a prezzo calmierato a 3.500-3.700 aziende più o meno, ovvero piccole e medie imprese che hanno sofferto di più, soprattutto in questo momento di rialzo dei prezzi generalizzato, tra le altre cose, non solo energia. E poi un punto interessante, si punta a raddoppiare la produzione nazionale riattivando di gas naturale, ovviamente riattivando giacimenti chiusi già, ovviamente individuando nuove aree dove installare impianti solari. Questo invece per quanto concerne diciamo, gli investimenti in termini green. Questi sono, diciamo, tre punti principali per il governo. Ce ne sono tanti altri, però questi sono, diciamo, i principali per contrastare future situazioni simili a queste in cui ci troviamo attualmente. Non posso non chiederti un parere sul raddoppiare la produzione nazionale.
soprattutto per quanto concerne i giacimenti chiusi che non sono stati usati per un bel po' di tempo, è plausibile o meno questo obiettivo? Ma io credo che sia plausibile naturalmente con dei tempi che non sono i tempi, come dire, da qua una settimana o da qua un mese. Aumentare la produzione di un giacimento, a maggior ragione di un giacimento che era stato abbandonato o che non era stato mai messo effettivamente in produzione, non equivale a girare un rubinetto. Richiede una serie di interventi per garantire che la produzione sia costante, sia stabile, sia sicura, eccetera. Credo però che sia un intervento importante, anzi, rispetto a tutti gli altri interventi precedenti, credo che questo sia il settimo, decreto in pochi mesi dedicato al caro bollette, mentre nel passato gran parte degli interventi avevano a che fare con misure sostanzialmente emergenziali. Prendere dei soldi e usarli per aiutare famiglie e imprese a ridurre l'impatto del caro bollette. Questa volta finalmente c'è anche uno sguardo più a lungo termine. Quando ne abbiamo parlato la volta precedente, si diceva il problema del caro energia nasce dal fatto che l'offerta è insufficiente rispetto alla domanda, e questo problema non si risolverà finché non aumenterà l'offerta e non si ridurrà la domanda. In questo decreto ci saranno, ora naturalmente stiamo alle bozze, ma insomma sono cose di cui si è parlato a lungo, almeno due interventi fondamentali nel medio termine. Uno è quello appunto sulle semplificazioni per l'installazione di fonti rinnovabili, che servirà ad aumentare l'offerta di energie diverse dal gas, e poi bisogna vedere a che costi, ma questo è un altro discorso. E l'altro è quello relativo alla ripresa della produzione nazionale. Qui però bisogna essere attenti, nel senso che tutti i governi degli ultimi anni, ogni volta che sono intervenuti su questo tema, l'hanno fatto per ridurre e limitare lo sfruttamento delle risorse nazionali. Oggi ci troviamo in una condizione di emergenza assoluta e apparentemente tra i partiti c'è un consenso abbastanza ampio sul fatto che bisogna non buttare via questa risorsa che abbiamo. Non tutti i paesi come noi hanno un po' di risorse a propria disposizione, e però poi appunto i tempi per mettere in esercizio i giacimenti sono tempi medio-lunghi, diciamo nell'ordine dall'anno e mezzo ai 3-4 anni, immagino, a seconda della difficoltà del campo. Bisogna evitare però che poi istericamente, man mano che l'emergenza se ne andrà, perché io sono tra quelli che dicono questa è una cosa che durerà a lungo, ma poi prima o poi inevitabilmente i prezzi dell'energia convergeranno verso livelli più bassi, e non bisogna a quel punto dire vabbè no, abbiamo ricambiato idea per l'ennesima volta e quindi togliamo tutti i permessi che adesso stiamo dando o che adesso ci apprestiamo a dare in via emergenziale. È importante dare un po' di stabilità a queste politiche. E se l'avessimo fatto nel passato, oggi non è che non avremmo il problema, perché il problema dei prezzi dell'energia ce l'ha tutta Europa, no? Però probabilmente avremmo un'arma in più per combatterlo. Ecco, hai detto che i prezzi andranno al ribasso. Io mi aggancio ovviamente a questa frase. Noi raccontiamo i mercati quotidianamente, poi in Europa, all'interno dell'Eurozona, il contributor principale per l'inflazione che rimane il tema principale, c'è cioè un vecchio tema ormai, però rimane principale. Anni fa era perché non c'era, adesso è perché è arrivata col botto, diciamoci la verità. Quindi ovviamente hai detto che i prezzi scenderanno, ma più o meno quando, se dovessimo scegliere. Questa No, è sempre difficile fare delle previsioni, però io mi certo, aspetterei. immagino che qui investi, che chi è investito sul mercato e ci segue, gli piacerebbe tanto sapere quando. Piacerebbe anche a me, però diciamo, quello che uno ragionevolmente si può aspettare è che i prezzi rimangano alti per almeno un paio d'anni. Perché questi sono, torno a ripetere anche in maniera ossessiva quello che dicevo, il problema nasce da domanda e offerta. Dicevamo prima che per aumentare l'offerta, rinnovabili, produzione nazionale di gas, eccetera, ci vorranno tempi che vanno dall'anno e mezzo, 2 ai 3, 4 anni. E questo, quello che sta accadendo in Italia, sta accadendo, e idem una serie di investimenti per rendere le imprese e gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico e quindi ridurre la domanda. Quello che sta accadendo in Italia sta accadendo un po' ovunque.
Quindi inevitabilmente i tempi necessari per aumentare l'offerta in misura sufficiente a riportare i prezzi su un livello stabilmente e significativamente più basso sono nell'ordine del qualche anno. Se uno vuole essere ottimista, dice 2, se uno vuole essere pessimista, dice 4. Però ecco, a mio avviso, l'orizzonte temporale di riferimento è grosso modo questo. Naturalmente, questo significa anche che se uno sta a guardare pensando tanto nel giro di 2 anni tutto si risolve e probabilmente contribuirà a fare in modo che le cose si risolvano in 3 o 4 anni anziché in 2 o 3. Ottimo, allora bisogna rimanere ottimisti e scegliere un lasso temporale medio termine, rispetto ovviamente al lungo termine che va oltre i 2 anni. Ultimissima domanda sulle rinnovabili, a tuo avviso, ecco, qual è la tua valutazione sul posizionamento dell'Italia, brevemente, perché so che hai altri impegni. Ma l'Italia ha, come dire, è un paese che ha tanta potenzialità sulle rinnovabili e che ha speso tanti soldi nel passato sulle rinnovabili. Oggi, soprattutto il fotovoltaico, ha costi estremamente competitivi, quindi vale la pena sfruttare questa opportunità. È anche vero che per effetto di tutti quegli aumenti dei prezzi delle commodity, delle terre rare, eccetera, di cui hai parlato tante volte in questa trasmissione, anche i pannelli fotovoltaici stanno cominciando, dopo un lungo periodo di cali enormi dei prezzi dell'ordine dell'80-90%, stanno cominciando a costare un po' di più. Però, come dire, quello è certamente uno spazio, un'opportunità per il nostro paese e anche un obbligo perché fa parte degli obblighi che abbiamo concordato in sede europea per la decarbonizzazione. L'importante è vedere le rinnovabili come un pezzo della soluzione, sia ambientale, sia economica ed energetica, e non come l'unica soluzione. L'idea di innamorarsi di singole tecnologie e di farne l'unica bandiera di un paese è un po' una parte della spiegazione di quello che stiamo, della situazione che stiamo vivendo. Ci siamo innamorati di alcune cose, giustamente, ma innamorandoci troppo di alcune cose ci siamo dimenticati tutte le altre. Grazie mille. Quindi per riassumere, Carlo, prima di lasciarti, un intervento questa volta per quanto simile a quello precedente, più strutturale, specie per l'utilizzo dei giacimenti nazionali di gas naturale e il ruolo ovviamente delle rinnovabili, corretto? Corretto, Ok. esattamente. E poi ci sono tante altre cose, naturalmente, altri interventi più o meno Certo. di medio termine, ma insomma, diciamo, non ci sono sulla restante parte, cioè quella che effettivamente assorbe i 7 miliardi e mezzo di cui parlavi, non ci sono grandi novità rispetto al passato. Ancora una volta vale la pena chiedersi se abbia senso spendere tutti questi soldi per abbassare la bolletta a tutti gli italiani. Io sono dell'idea che Beh, bisognerebbe pensa concentrarsi che su. c'è chi ha chiesto anche scostamento di bilancio, però Sì, non gli è questo stato concesso. mi sembra non sostenibile perché l'Italia ha già un debito pubblico enorme, ha davanti un periodo in cui aumenterà il debito pubblico perché dobbiamo sostenere degli investimenti. Far aumentare il debito pubblico per abbassare le bollette a tutti mi sembra una politica rischiosa e sbagliata, non dico per i nostri figli, come va di moda a dire, ma per noi stessi da qua a 5 anni. Grazie mille, come sempre, Carlo Stagnaro, Istituto Bruno Leoni, buon pomeriggio, buon weekend e alla prossima. Alla prossima, grazie mille.